Buongiorno a tutti e bentornati in questo video su Admirals. Oggi si parla di correlazioni in maniera un po' diversa rispetto al solito. Normalmente quando si parla di correlazioni si sviluppano discorsi come correlazioni risk on, risk off, con ad esempio i mercati che salgono, i mercati azionari che salgono, il gold che scende, i bond che scendono. E soprattutto vengono utilizzate in questo modo le correlazioni molto a livello teorico ma poco a livello pratico operativo quando c'è da cliccare. Come al solito qui cerchiamo di andare diretti sul risultato, sul click che è la cosa più interessante che penso che eh, sia il più interessante anche un pochino per tutti. Quindi io utilizzo le correlazioni, ho non dico reinventato questo modo, ma eh, mi piace utilizzare le correlazioni per avere una conferma a livello operativo di quello che sto facendo. Cosa vuol dire una conferma operativa di quello che stiamo facendo? Vuol dire sostanzialmente avere o utilizzare le correlazioni quando c'è da cliccare. Cliccare vuol dire entrare a mercato e vuol dire soprattutto fare la scelta giusta nel momento giusto. Correlazioni che poi vedremo dopo possono essere sviluppate fra ad esempio due indici che possono essere il DAX e l'Eurostox, l'SP 500, il Nasdaq e il Dow Jones, eh, l'Euro-Dollar con la sterlina, il Gold con il Silver, ce ne sono veramente tante e soprattutto mh, quelle più operative sono quelle che maggiormente si equivalgono durante la giornata di trading. Non sono correlazioni appunto che. Sono valide multi day, tra 10 giorni, così. Ma sono correlazioni quando andiamo a vedere, appunto, lo svolgersi, lo sviluppo della giornata di trading per avere poi, vedremo in piattaforma come uno, diciamo, un aiuto nel momento in cui andiamo a cliccare per avere una conferma ulteriore di quello che stiamo facendo. Questo vuol dire. Che correlazione appunto quando due mercati salgono insieme, scendono insieme, rompono resistenze insieme, arrivano supporti, barra resistenze insieme. E questo può essere sfruttato appunto per avere una doppia conferma delle forze in atto nel mercato. Le correlazioni classiche, come dicevo prima, sono ormai passate, non ha più senso perché se andiamo a vedere i mercati azionari sono i massimi le materie prime come il gold è vero non è al massimo ma comunque se andiamo a vedere un grafico multi day è comunque su livelli altissimi rispetto alla sua storia e stessa cosa i bond sono i massimi cose che ormai dovrebbe essere con diciamo con, la, con le banche centrali che sono intervenute, intervengono in maniera massiccia sui mercati sono tutte cose che sono andate in secondo piano quello che però rimane appunto sono le correlazioni a livello operativo infatti questo è il titolo del video che so possono essere molto utili, come vedremo adesso in MetaTrader, per cercare di andare a scegliere l'operazione da fare e soprattutto avere la conferma operativa di quello che sta accadendo. Andiamo in MetaTrader e vediamo insieme. Andiamo a vedere quindi in piattaforma due dei mercati che principalmente si muovono in maniera correlata. Ecco, due indici che molte volte lavorano durante la giornata, principalmente perché l'importante è durante la giornata, non nei mesi o nelle settimane ecco, che devono essere correlati. L'importante è la correlazione che avvenga durante la giornata: nel senso che se un indice, in questo caso l'SP 500 e il Nasdaq, andiamo a vedere che sono due degli indici molto correlati, ecco, durante il pomeriggio, il nostro pomeriggio italiano, bar la sera, è ehm, la cosa importante appunto è che la correlazione avvenga durante la giornata, non tanto nei mesi, come dicevamo prima. Proprio perché dobbiamo sfruttare appunto la correlazione per avere un'idea o comunque una conferma di quello che sta, avendo, sta avvenendo sul mercato su due indici. Ad esempio, facciamo l'idea, facciamo l'esempio in questo caso: fresca questa cosa perché stiamo direttamente registrando questa bella discesa che sta avvenendo finalmente, potrei dire, sugli indici americani dopo una settimana di, settimana anzi, di salita completa e vediamo che adesso il Nasdaq si sta approcciando alla resistenza che questa mattina durante l'analisi avevamo eh, indicato come interessante, che è quella di 581 527 analisi e comunque eh, supporto che adesso sta proprio per testare. Quindi, cosa dobbiamo vedere? Noi vogliamo, ad esempio, in questo caso fare un long di Nasdaq quando il mercato ci darà appunto una conferma, potrebbe anche non avvenire, potrebbe tagliarlo direttamente il mercato il livello però, se dovesse esserci una reazione o comunque una conferma, un'accumulazione, una ripartenza, vogliamo provare a longare il mercato a questo livello. Mettiamo il caso: questo. Vogliamo longare il Nasdaq. E allora, cosa possiamo fare? Dove possiamo avere una correlazione? Possiamo cercare una correlazione dove nell'SMP500, che è un mercato molto simile, che ha gli stessi orari operativi come detto prima. Tratta sostanzialmente, non dico il medesimo strumento, però, è uno strumento molto simile, cioè un indice borsistico americano. Oltretutto. Qua si poteva inserire anche il Dow Jones, per esempio. Io sono comodo a utilizzare SP e Nasdaq proprio perché sono quelli che conosco meglio. Ecco. Quindi, vediamo, abbiamo il Nasdaq su un supporto, su un, quindi su una zona che potrebbe eh, far partire una reazione di esso. Cosa dobbiamo fare? Dove vogliamo avere una conferma? Nel momento in cui abbiamo un segnale di inversione e magari andare a lavorare a rottura di un livello, andiamo a spostarci, o comunque ci teniamo lateralmente. In una parte l'SP 500 e cerchiamo in primis di capire dove siamo sull'SP 500, quindi anche qui siamo alle prese con un supporto, come possiamo vedere, quindi anche in questo caso ci potrebbe essere una reazione del mercato. Vogliamo lavorare però il Nasdaq per qualsiasi momento? Motivo perché è più volatile, ci piace di più, siamo più abbiamo più feeling con lo strumento. Bene, allora utilizziamo il Nasdaq per l'entrata e quindi tratteremo il Nasdaq, ma utilizzeremo l'SP 500 per avere una conferma. Facciamo un esempio. Un esempio proprio chiaro e lampante. Vogliamo ad esempio sul Nasdaq entrare alla rottura di questo massimo. Adesso stanno molto larghi, i 648. Adesso sono livelli abbastanza grossi perché siamo sull'M15. Però vogliamo entrare alla rottura dei 648. Quindi magari posizioniamo un ordine direttamente di acquisto sopra questo livello, quindi sopra i 14.653. Diciamo con lo stop loss eventualmente su questo minimo, 86 euro di stop. Quando il mercato sarà lì in prossimità e magari centrerà l'ordine in acquisto, attenzione! Centrerà l'ordine d'acquisto. E nel nostro grafico laterale dell'SP500, che magari possiamo costruirci una, una, una postazione ecco, con, con i due grafici, magari l'SP500 in piccolo, mentre il Nasdaq operativo è piccolo, più in grande, dovremo fare attenzione al fatto: cosa? che il mercato cercherà o comunque avrà la spinta per rompere questo massimo. E quindi avremo la correlazione di vedere la rottura del massimo del Nasdaq. Okay. e dell'SP 500 rottura anch'essa, quindi abbiamo due indici che tendenzialmente molto simili lavorano insieme, stessi orari, stessi strumenti più o meno, che vanno a rompere un massimo precedente, che, o meglio un massimo interessante e precedente del mercato, poi che sono, che sono, che sono rimbalzati da un supporto che sono stati diciamo attratti, comunque il mercato eh, ha lavorato sul supporto nel medesimo momento, supporto del Nasdaq, supporto dell'SP, a questo punto, se vediamo punto che c'è un'inversione di forza, il mercato che riparte da un supporto importante, entrambi i mercati fanno tutto questo, rompono un massimo che può essere interessante per una ripartenza del mercato, a quel punto lì vedete che abbiamo una conferma in più di quello che stiamo facendo. Se ad esempio vedessimo il Nasdaq che rompe il, supporto, rompe il, il massimo che dicevamo prima, rompe questo massimo dei 653, ecco, questo qui ce lo segniamo, questo massimo, ma vediamo l'SP che arranca, continua a scendere. In quel caso lì possiamo avere due alternative. O ci proviamo comunque, magari diminuiamo la size, magari eh, stiamo un pochino più tranquilli, cerchiamo un'altra conferma, oppure magari, visto che la correlazione non c'è, che può capitare ecco, desistiamo della cosa e aspettiamo un attimino che magari possa esserci una reazione dell'SP500, magari sempre sul supporto, magari una falsa rottura, comunque comunque vediamo forza anche sull'altro mercato, e quindi poi una volta che vediamo le due forze insieme, quindi che lavorano insieme, abbiamo una conferma di quello che sta accadendo. Rapidamente, vediamo ad esempio cosa è successo. Eh, la rottura di questa zona. Vedete che il, il Nasdaq ha lavorato nella, nella, prim, nella nottata praticamente, prima mattinata in questa zona. Vedete che anche l'SP ha praticamente fatto il medesimo movimento, molto simile. E quando c'è stata la rottura, intorno alle 9 del mattino, vedete che il, sostanzialmente è avvenuta leggermente prima sull'SP e il Nasdaq poi l'ha seguito. E in questo caso vedete come la correlazione fra i due strumenti è stata. Molto molto interessante, ma basta vedere il grafico, guardate, cambiano magari un po' di massimi e minimi in base un pochino alle forze di mercato e alla rotazione settoriale. Ma tendenzialmente quando andiamo a prendere due mercati che possono essere l'SP, il Nasdaq, o come dicevamo già prima: ad esempio, leuro dollaro o la sterlina, stessa cosa, molto bello è utilizzarli insieme perché c'è abbiamo sempre denominatore il dollaro, e il numeratore l'euro o la sterlina. Però tendenzialmente quando vediamo che il mercato spingono da una parte e direttamente tutte e due sono correlati è molto semplice e molto più facile ecco, avere una sicurezza di quello che si sta facendo. Stessa cosa sulla sterlina, vedete, siamo sul supporto, della, il primo supporto sull'euro-dollaro, mentre sulla sterlina siamo è vero, più in basso, però vedete che comunque è molto simile se mettiamo in confronto i due grafici. E tendenzialmente è meglio lavorare anche qui euro-dollaro e sterlina quando sono molto simili, cioè controllati diciamo dalla forza, dalla debolezza del dollaro. Ed è più semplice, a parer mio, avere una corrispondenza di quello che sta accadendo. Stessa idea, ad esempio, può essere il gold e il silver molto simile nell'andamento intraday. Cambia qualcosa, cambia un po', ecco, durante il multi-day, Ma quello che è importante è appunto avere una conferma, e secondo me è qui veramente che le correlazioni possono servire. Una conferma intraday su, sui falsi, su, diciamo, per andare a scartare i falsi movimenti quando vediamo, appunto, magari. Ne so, tornando al Nasdaq, il Nasdaq che riparte come un missile al rialzo, mentre abbiamo invece l'S&P 500 che rimane calmo, lì possiamo avere delle differenze e a quel punto lì possiamo pensare, come detto prima, se fare l'operazione oppure diminuirla o aspettare un attimino che ci sia correlazione per avere una sicurezza in più. Spero che questo video ti è piaciuto, scrivici sotto se anche tu se utilizzi qualche correlazione del genere, soprattutto magari trovare qualche correlazione che non viene molto utilizzata e può essere interessante per tutti approfondirla, in modo tale che può essere interessante appunto leggere i commenti. Scrivici sotto, lasciaci un bel mi piace come al solito se ti interessa, se ti è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo video da Manuel e da Admirals.